io ho preso dopo un periodo di chiusura e quindi è una grande gioia poter ripresentare delle mostre, presentare degli artisti, esporre delle opere, dei quadri, delle sculture, e dopo un periodo di chiusura è comunque una bella soddisfazione e una gioia, perché sono felice. Oggi è il 1° maggio, giorno che generalmente saremmo stati chiusi, ma perché è giorno di festa, invece abbiamo detto si riparte, certo, e quindi che il 1° maggio che sia anche un giorno di cultura oltre che di lavoro e quindi anche di poter stare insieme. E oggi presentiamo appunto le opere dell'artista Domenico Castaldi, che mi fa molto piacere averlo qui, anche perché la sua mostra doveva realizzarsi qualche mese fa ed è stata posticipata per motivi ovviamente legati al problema sociosanitario del Covid. E con noi, altra grande soddisfazione poter avere in presenza il critico Boris Brollo, che ha scritto più volte per Domenico, perché si conoscono da una vita, collaborano in tante occasioni da anni, e è un piacere averlo qui perché è impegnatissimo con mille organizzazioni, tra quali anche la Biennale di Architettura a Venezia, e quindi ti lascerei subito la parola. Da molti anni, amici fraterni, conosco molto bene l'opera di Mimmo e come sempre, sai, non è che vedi il quadro e ti innamori, ormai conosci l'uomo, conosci il lavoro, a volte, diciamo così, fai un occhio un po' anche indifferente. In verità lui mi ha proposto un titolo, perché il titolo viene da lui, qui al trono. E dice, volevo fare questa mostra come un viaggio. La cosa mi ha intrigato, ecco, il testo è nato già l'anno scorso, come dicevi bene tu, è un testo che riflette che cosa? Riflette sul... qui e altrove sono due verbi di luogo, no? Come sappiamo, e quindi di conseguenza questa cosa ti pone il problema della doppiezza delle cose. Sono aspetti, entrambi facce di una stessa medaglia, poi tenterò di darvi anche una spiegazione di questo. Però soprattutto è l'elemento che tu sei qui e puoi essere altrove. Come? Perché fisicamente non si può, a meno che tu non abbia il dono dell'ubiquità. Puoi esserlo dal punto di vista psichico, quindi tu sei fermo, è come il carcerato che però ha una mente che magari corre all'esterno e ricorda tutto quello che è stata la sua storia, la sua vita, il suo passato. E quindi la psicologia ci dà la possibilità, la nostra, diciamo, interiorità, il nostro inconscio ci permette di viaggiare, di fare delle cose e di vedere altre cose con la mente. E quindi questo, come sappiamo, è un uso abbastanza comune in tutti noi, grazie appunto alle scoperte di Freud o di Jung, ma soprattutto noi sappiamo anche che molta letteratura e molti poeti e molti musicisti hanno detto che la loro penna era posseduta, non erano loro che scrivevano. Questo ci dà ancora di più la stura a pensare che ci sono meccanismi esterni a noi che entrano, o viceversa siamo noi che ci spostiamo su un altro piano di natura psichico-creativa, ecco. Quindi la creatività è questo elemento che ci lega tutti quanti. Dentro se stesso, e quindi trova cose che magari a me non dicono, dicono un altro, un terzo, un quarto. Ognuno di noi ha la propria, come dire, capacità di leggere, ha una propria eco, ecco. Diciamo che l'opera diventa un elemento che ti fa risuonare in te una eco interiore dove tu ti ritrovi o trovi cose che appartengono magari alla tua infanzia, alla tua vita, a queste cose. Quindi diciamo che completiamo noi, come diceva Duchamp, la stante, chi guarda che completa l'opera. In definitiva, quando lui se ne libera o l'artista se ne libera, siamo noi i protagonisti, in definitiva, che chiudiamo questo cerchio costruito, no? L'altra parte della medaglia la costruiamo noi nella misura in cui ci viene data e noi la interiorizziamo, la rivediamo e la facciamo nostra. Questo è un po' la vicenda, il senso che io ho voluto dare al mio testo. Domenico, vuoi... Io posso soltanto ringraziare e dire altro mi ferirebbe anche aprire altri spiragli, altre porte, perché la lettura dei quadri, delle opere si presta
tante letture, quindi tante soluzioni. Quella di Boris è una lettura che ho condiviso fin da subito, per cui voglio dire, non faccio altro che in questo momento ringraziare Boris perché si è prestato a venire in qui a presentarmi, anche se aveva grossi impegni. Ringrazio te, Arianna, che mi ha permesso di essere qui.